È stato un salto nel tempo la celebrazione delle laudi a Maria in cattedrale e la vigilia della festa della presentazione al Tempio. La cappella della cattedrale ha vestito i panni dell'antenata cappella delle laudi, che dal 1596, ogni sabato e ogni festa di Maria, dopo Compieta, cantava in cattedrale inni e mottetti alla Vergine. Nel contesto dei festeggiamenti del nono centenario della cattedrale è stata riproposta questa antica pratica devozionale e insieme riportata alla venerazione dei cremonesi l'antica statua della Madonna del Popolo. La serata si è aperta con l'omaggio da parte del Vescovo, che ha guidato il momento iniziale di preghiera, alla statua della Madonna con il Bambino. Una tradizione leggendaria che risale al XVI secolo la vorrebbe giunta a Cremona nel corso di una alluvione del Po. La devozione restò viva in città fino a tutto il XVIII secolo e la statua rimase sull'altare maggiore della cattedrale fino al 1750, quando venne trasferita nella cappella che si chiamò appunto della Madonna del Popolo. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore Gesù, luce dei popoli e gloria di Israele, sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Alla Madonna che ha raccolto speranze e pianti di intere generazioni di cremonesi, ha detto il Vescovo nell'omelia, noi rivolgiamo oggi la preghiera che ci aiuti a trovare la chiave del mistero della vita, di ogni vita umana, conservandoci in una fede salda e pura. Dopo la preghiera, quasi a suggellarla, la cappella musicale diretta dal maestro Fulvio Rampi ha proposto le laudi alla Vergine. Il gruppo ristretto della cappella musicale ha offerto un bel programma che ha spaziato dall'antico canto del Gregoriano alla polifonia classica del Seicento. Ha accompagnato l'esecuzione Roberto Chiozza all'organo positivo Giani posto in presbiterio e sono intervenute come voci soliste Marina Morelli, Marzia Castellini e Francesco Spadari. Uno splendido Magnifica di Pierluigi da Palestrina ha concluso l'ottima esecuzione della cappella musicale della cattedrale.